Ehi, Manny. Ehi, è da un po' che non ti si vede. Forse ero troppo impegnato io. Testa bassa. Lavora se vuoi mangiare. Già, vita da accampati. Sì, vita da accampati. Avevo letto un libro, Lo Zen e l'arte della motocicletta. Lo conosci? Ah, all'epoca non avevo troppo tempo per i libri. Già, al mio negozio, a Fairway, l'ho fatto leggere a tutti gli smanettoni. Un bravo meccanico persegue la pace mentale, diceva. Lavora a stomaco vuoto, vedrai che concentrazione. Manny, sto cercando una moto. Sì? Oh, ehi. Non vorrai mica quella. Perché no? Beh, l'hanno appena portata. Un coglione l'ha abbandonata in mezzo all'incubo, tutta arrugginita. È messa molto male. Chi la guidava non capiva un cazzo di moto. Ma dai. Sì, ti giuro. È stata spremuta parecchio. Intendo, abbiamo dovuto smontarla. Non aveva neanche la pompa della benzina e ci sarebbe servita. La pompa della benzina, come questa. Oh, ok. Come questa, Ben. Ok. Sai quando ho detto coglione? In realtà mi riferivo a quei coglioni che l'hanno portata qui senza neanche fissarla come si deve, lasciando che ballasse in giro da tutte le parti, lì dietro. Dick, una parola. Sembra abbiate avuto problemi. I ripugnanti ci sono andati giù duro l'altra notte. È la seconda volta che vengono qui. Secondo alcuni cercano te di fuso. Nell'incubo ognuno dice la sua. La gente qui sa badare a se stessa. Ma dopo molti giorni senza cibo. Immaginare le conseguenze. Il lago non basta più. Peschiamo parecchie trote. Il lago è alimentato dallo scioglimento delle nevi. Ma se non viene ripopolato, il pesce prima o poi finirà. Come tutto il resto. Venivo qui a cacciare cervi con mio padre. Costruivamo un nascondiglio, poi piazzavamo dei sali minerali. Catturarli era uno scherzo. Alcuni inverni la carne era talmente tanta che faticavamo a finirla. Non pensavo fosse legale mettere esche per i cervi all'epoca. Mio padre riconosceva una sola legge. La Costituzione degli Stati Uniti. Se solo vedesse come siamo ridotti ora. L'America, un paese di uomini liberi. E noi lo siamo. Ho visto Leon l'altro giorno. Sì? Mi doveva dare una cosa. Ma davvero? Qui la gente soffre davvero molto, Dick. Oh, Leon. Jack mi ha detto che è sparito. Nessuno l'ha visto. Senti qua. Recupera il suo carico e portalo a me. Anni, Dick. Se lo farai, beh, vedremo come aiutarti. La moto che i tuoi mi hanno rubato e poi fatto a pezzi. Riciclata, Dick, riciclata. D'accordo. Lo terrò a mente. Comunque è dal cappello. Cosa? No, questo. Non toccarmi mai. Sta più. Sta calmo. Leon ne aveva uno uguale. Giuro su Dio che... No. Vuoi fare affari nel mio accampamento? Fa qualche commissione per me. Crop! Merda. Ok. Comunque sono qui, che ti serve? Ora si ragiona. Un gruppo di randaggi saccheggia i carichi di provviste. Sono nella torre radio a ovest del Monte O'Leary. Quella non è zona tua? No, non lo è, ma posso occuparmene. Ne ero certo. Ehi, Dick. Aspetta, volevo chiederti scusa per prima, non lo sapevo, lo giuro. Hai la minima idea di quanto tempo abbia impiegato a mettere insieme quella moto? Era una moto da randaggio, Manny. Lo so. Mi farò perdonare, te lo giuro. Te ne ho preparata un'altra. E questa merda sarebbe una moto. Ok, non è... Senti, terrò gli occhi aperti, cercherò altri pezzi. Te li procuro io, puoi fidarti. Ok, il mio serbatoio custom, man. Sai, il regalo della mia defunta moglie. Riuscirai a procurarmi anche quello? Cazzo, Dick, mi spiace. Togliti dalle palle.
un'altra roba. Ora ti apro. Ok, alla prossima. Ci vediamo. Gesù, questa non è una cazzo di... Boozer, ci sei? Sì, Dick. Ehi, come andiamo? Il braccio? Come ho detto, mi riprenderò. Ah, d'accordo. Ho ancora intenzione di raggiungere il presidio della Nero per recuperare bende, pomate, quello che trovo. Sì, come vuoi. Io esco. Controllo che la montagna sia tranquilla. Boozer, no, no, hai ustioni di terzo grado. Resta lì, riposati, ok? Io rientrerò appena possibile. Sai, pensavo... Non so, potrebbe essermi utile. Stavi dicendo qualcosa? Sai, pensavo... Non so, potrebbe essermi utile qualcosa contro il dolore. Sì, certo, magari vedo cosa riesco a trovare. Questo è il presidio della Nero. Devo trovare qualcosa di utile per il braccio di Boozer. Bingo, ho trovato. Finalmente. Non si apre. Perfetto. A posto. Così dovrebbe andare. Avanti, stronzetto, mettiti in moto. Sì. Cazzo, questo li attirerà verso di me. Qui vige la legge marziale. È proibito opporre resistenza alle forze di sicurezza locale e della Nero. Procedete in via rispettando gli ordini. Spareremo a chi proverà ad aggirare le barricate. Sta zitto!
Bende sterili, dove terranno le scorte? Bende sterili, bene. Come da ordini del medico. Ora non mi resta che tornare da Buso. E questo cos'è? Sembra una tecnologia nero. Una specie di iniettore. Ma perché no? San John, sono Cobb. Quando arrivi alla torre, il collegamento radio è stato interrotto. Ti pagherò se non mi arrivi. Questi tizi mi piacciono. Sabotare Radio Freoregon sembra un attacco personale. Ovvio che è personale. Vivevano nel mio campo. Ma erano contrari alle regole che vietano di rubare, stuprare e uccidere. Magari sono come me, stanchi di ascoltare i tuoi deliri da complottista. St. John, chiudo. Posso aggiustarla? A posto, credo.
Ehi, Boozer, ho trovato qualcosa per il braccio. Boozer? Boozer! Ehi! Ehi! Merda! Merda, Dick! Dovuto staccarti la testa. Senti, fammi vedere il braccio, ok? No, no, sto bene. Fammi dare un'occhiata. Ehi, ti ho detto di no! Cazzo. Ok, Dick. Grazie, amico. Senti, mi rimetterò, ok? Andrà tutto bene. Accidenti! Un'altra cosa. Prima di andarsene, sembra abbiano rubato alcuni fucili automatici e hanno... Guardati le spalle. Gesù. Grazie per la dritta. Faccio il possibile. Qualcosa non torna. È fuori! Mi stancherai prima o poi! L'ho ucciso! Sì. Eccoti!
uno che non ti sparerebbe nel culo a vista. Ma il culo loro e i loro complotti, sempre a dare la colpa ai federali, alla NERA. Dio, ne ho le palle piene. Siamo più quelle stronzate. Merda. Aspetta. L'ho visto qualcuno. Ti credi tanto in gamba? Corri, corri, tanto ti prego. Questo diavolo, con quanta gente hai fatto incazzare? Ok, questo deve essere il generatore, ma è stato fatto a pezzi. Ok, dovremmo esserci. Sistemato. Gettala! Se fosse carico sarei già morto stecchito, dico bene. Per favore, no. Io non sparo alle donne se posso evitarlo. Ed ora posso evitarlo? Non ho niente. Non so dove andare. Cristo santo. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino.
Questa sarà utile. Una mappa piena di appunti, ottimo. Tanto adesso non servirà più. Nick, ci sei? Forse non è niente, ma ho sentito dei rombi di motore provenire dalla montagna. Ho appena liberato. Ho dato la torre radio per Copland. Mi arrampico in cima, magari vedo qualcosa da lì. Ehi, Nick, stai bene? Sembri diverso dal solito. No, non è niente. Solo mi sono lasciato sorprendere da una randagia. Fortuna aveva esaurito le munizioni. L'hai lasciata andare, vero? Ok. Che cazzo. Sì, sì, l'ho lasciata andare. Buongiorno, Dick. Il tuo codice d'onore ti farà ammazzare. Beh, di qualcosa si deve morire, no? Importa cosa? Dico, chiudo. Gesù, che scalata. Allora, vediamo che accidenti ha sentito Boozer. È vero, c'è qualcuno sulla montagna. Vedo il fumo del loro falò. Merda, non mi sbagliavo. Dove sono di preciso? Vado a cercarli. No, cazzo, Boozer. Tu devi guarire al braccio, così potremo andarcene da qui. Penso io a loro. No, il diavolo, è solo che stare chiuso qui inizia a darmi alla testa, Dick. Tu vedi solo di restare sveglio, nel caso arrivino lì. Chiudo. Ci siamo quasi. Su, avanti. Non manca molto. Oh, sto morendo. Di Copland, qui St. John. Ho finito. La torre è sicura e il collegamento radio è ripristinato. Ricevuto. Potrai non apprezzarla, St. John, ma Radio Free Oregon è l'ultimo baluardo tra noi e l'età della pietra. No, Cope. L'ultimo baluardo che ci separa dall'età della pietra sono 9 pasti completi. Prova a digiunare per 3 giorni. Nessuno è patriota a stomaco vuoto. Boozer, sei sveglio? Sto andando al campo che hai visto a nord della montagna. Sai dove stai andando? Lo scoprirò quando arrivo. Deacon, chiudo.
Boozer, avevi ragione. Si sono nascosti lungo i binari. Ammazzali tutti, quei bastardi. Sì, l'idea era quella. Passo e chiudo. Ti stancherai. Sto girando a vuoto. Un ferito! Ammazzalo! Devi caricare! Entrare! Questa era l'ultima. State lontani da Monte Olieri, Cristo. I predoni non uccideranno più nessuno a Monte Olieri. Essere lì per aiutarti. Merda. Tranquillo, usa il riposo. No. Tranquillo, usa il riposati. Partiremo verso nord appena il tuo braccio sarà a posto. D'accordo? Sì, sì, ho capito. A dopo. Stai uscendo? Sì, pensavo di andare al cimitero per vedere se riesco a trovare la ricurtiva di Leon. Scusa, come? Riposati, Boozer. Andremo a nord appena potrai risalire in sella. A nord, certo. Dick, per la miseria. Sono stanco dei randagi che invadono il mio campo e ammazzano la gente come bestie. Che succede, Cook? È venuto un uomo, drogato marcio. Ci ha sparato addosso e poi se l'è filata. Manny dice che viaggia su una moto col serbatoio rosso e ha un casco da motocross d'argento. Ok, se parto ora dovrei riuscire a raggiungerlo. Lo voglio vivo, Dick. Vivo? Vivo. E dopo averlo catturato, chiamami via radio. Voglio recuperarlo e impiccarlo a corda. È ora di insegnare agli stronzi laggiù che esiste una legge nel nostro campo. Senza offesa, naturalmente. Figura. Ehi, Dick, ci sei? Stavo pensando di tornare a quel campo di taglialegna e distruggere i nidi. Ci sono troppi furiosi.